Due atleti di interesse nazionale, due punte di diamante della FISIP. I camuni Giuseppe Romella e Cristian Toninelli nei giorni scorsi hanno partecipato al raduno della Nazionale Paralimpica di sci di fondo tenutosi a Livigno, sede principe, per preparare al meglio la stagione invernale 2020-2021. A guidare i portacolori della polisportiva Disabili Valcamonica, l'allenatore della squadra azzurra Duilio Fritz, il preparatore atletico Paolo Marchetti e lo skiman Antonello Brao. Obiettivo: trovare la condizione top in vista dei mondiali di Lillehammer previsti a febbraio in Norvegia. Si sta bene, posto come sempre è tutto ottimale. Diciamo che questo periodo è stato un po' complicato per il lavoro, giustamente bisogna fare anche quello. E quindi sto cercando di far coincidere tutte e due le cose. Per fortuna i miei datori di lavoro non mi vengono incontro come possibile. Paolo mi organizza gli allenamenti in base ai tempi che ho a disposizione. Ovviamente adesso andiamo incontro alla stagione invernale, quindi uscire la sera a correre o andare in montagna a fare gli allenamenti, eccetera, un po' più difficile. Mi sono attrezzato con una frontalina, ma insomma facciamo quello che si può. Intanto che siamo qua invece va tutto bene. Ma l'obiettivo è sempre quello, cercare di andare meglio dall'anno precedente e di migliorare i tempi. E poi quest'anno speriamo che vada tutto per il meglio con questo discorso, che diciamo che comprende un po' tutti. Se andrà bene e che riusciremo a fare le gare come si deve, spero di portare a casa dei miglioramenti. Spero di riuscire a fare delle gare e vedere la messa a punto del lavoro svolto quest'estate, che è stato sicuramente un lavoro di grandissimo volume, ma soprattutto la cosa positiva è il fatto di tornare a sciare sulla neve con un bellissimo anello, tra l'altro è anche scorrevole, e aspettiamo e vediamo cosa succede. Abbiamo lavorato parecchio e poi abbiamo cambiato un pochino il sistema di spinta con Antonello e ci stiamo trovando bene e vediamo cosa succede nella prima gara.